Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, anche questa mattina tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite, i prossimi giorni che stanno per arrivare. Innanzitutto ragazzi, oggi è giovedì e quindi tra pochissime ore entreremo di già nella terza settimana, raga. Ho già fatto qualche giorno fa il video sulle sfide della week numero 3. Ovviamente troverete su questo canale anche la stella segreta, la stella da recuperare con la mappa del tesoro e qualche altro tricks per completarle nella maniera più veloce possibile e migliore possibile. Mancano solo 7 settimane alla season 6, ragazzi. Ma oggi invece voglio parlarvi di un qualche modalità che è stata scoperta dai miei informatori e che tra pochissimo troveremo nel nostro Fortnite. Parleremo anche della nuova arma che arriverà settimana prossima. Ormai stanno infarcendo Fortnite di armi che neanche le armerie della Valle dell'Est ne hanno così tante, e vedremo nel dettaglio una delle nuove skin leggendarie che troveremo con i prossimi giorni. Siete pronti? 3. Mi tengo! Tenetevi una cosa, se no vi ribaltate, scrivetemi nei commenti su cosa vi state tenendo. 3, 2, mi fa morire i vostri commenti. 1, Ascacaia, guardala qua, raga. Chiuder però. Porca vacca, ma ogni volta mi fai vedere le cartelle che non ci capisco niente. Sì, perché questo dovete imparare a capire, ragazzi. Sono le cartelle del codice sorgente. Ve le faccio vedere un pochettino più in grande, ragazzi. Se guardiamo qua, guardate un po' nella cartella principale play list, credo che ci sia scritto. Abbiamo le 50 versus 50, che sono quelle che abbiamo visto, ci sono. Abbiamo la nuova cartella. Queste praticamente sono le nuove modalità che arriveranno su Fortnite. Abbiamo la cartella comp e abbiamo la descrizione di questa modalità, una cartella che si chiama Fortnite e un'altra cartella che ne avevamo già parlato qualche giorno fa, che si chiama High Explosive, e poi ovviamente il parco giochi, il playground che abbiamo visto ieri. Allora ragazzi, la cartella questa relativa ad High Explosive l'avevamo visto, è una modalità che comprenderà, secondo me arriva fra 2 settimane, perché comprenderà il grande ritorno della balestra in una chiave un po' diversa, ma voglio parlarvene poi con calma. In poche parole sarà una balestra che ha al suo caricatore dei dardi esplosivi. Quindi High Explosive daranno il via al grande rientro della balestra e dovremo killare ovviamente i nemici facendo e tirando giù il mondo, ma ne parleremo poi in maniera più approfondita nel prossimo video. La modalità Fortnite o la modalità Comp, noi non sappiamo quale sia delle due, ma una delle due nuove modalità avrà questa descrizione: Be the last one standing in this OPT improving ground for high skill players. Tradotto in italiano vuol dire sii l'ultimo a rimanere in piedi dimostrando le tue capacità in questa nuova modalità studiata solo per i pro player. High skill player vuol dire i player che hanno le skill da pro player. Quindi ragazzi, credo che, come avevamo già accennato qualche giorno fa, si potrà parlare della modalità, quella che praticamente non ha al suo interno materiali, o meglio, li ha, ma li ha pochissimi. Tipo un albero da 50 dovrebbe dare 10 volte meno il materiale che darebbe di solito, quindi darebbe 5 di materiale. Molto ridotte anche le casse di munizioni, azzerati quasi totalmente i forzieri e addirittura ridotti all'osso anche gli airdrop. Una modalità, ragazzi, che penso che Fortnite voglia implementare per
per qualcosa relativo agli esports, ma non mi voglio sporgere troppo perché è un argomento che dovremo trattare un po' più con calma e con un video dedicato, ma una modalità sicuramente molto molto interessante che tirerà fuori certamente il meglio di noi giocatori di Fortnite. Staremo ovviamente a vedere con il passare dei giorni. Ma ragazzi, voglio farvi vedere adesso, porca, la nuova arma che il Fabione mi ha trovato, e GG per il Fabione che mi trova la roba prepotente, per quello che riguarda l'uscita di settimana prossima. 3, 2, 1, Trincolaghi, guardalo qua, prot. Allora, nuovo fucile da cecchino per quello che riguarda il nostro arsenale di Fortnite. Dai che lo conoscete questo fucile, l'abbiamo già visto in altri videogiochi, ragazzi, ve lo dico io. Questo, ragazzi, si chiama Barrett. È uno dei fucili da cecchino più potenti in assoluto, una roba devastante. Il Barrett, tra l'altro, me lo ricordo su Rules of Survival. Lo si trovava solamente negli airdrop e credo sarà la stessa cosa anche qui, ed è schifosamente OP, il che vuol dire che il Barrett, io non so se su Fortnite shotterà anche prendendo un avversario al corpo e non necessariamente alla testa, ma potrebbero mettergli come caratteristica che lo differenzierebbe dal bolt action la possibilità di sparare più di un colpo a ripetizione. Infatti, se noi andiamo a vedere, ragazzi, dopo l'impugnatura, aspetta, se riesco a farti vedere, ecco lì, dava, che figata il green screen. Vedi che c'è il caricatore, il Barrett non ha la ricarica colpo singolo, dovrebbe essere un fucile di precisione semi-automatico, ragazzi, con un caricatore da 5-8 colpi, ragazzi, il che lo rende, come vedete, monta sopra un 16 per, meraviglioso, il che lo renderebbe assolutamente, e lo rende tuttora, il fucile da cecchino più letale in assoluto. La rarità di questo Barrett dovrebbe essere solo ed esclusivamente leggendaria, e ho di più, ragazzi, e ho di più, vi faccio sentire il suono del Barrett, ragazzi. Aspetta che avete sentito, sentite qua che roba. Non lo state sentendo, aspetta, non lo state sentendo perché stamattina ho registrato, ora lo dovreste sentire. Senti che roba. Come si sente, ragazzi, lui carica un caricatore, quindi confermo, dovrebbe essere semi-automatico, un potere davvero devastante per il Barrett. E ultima cosa, ragazzi, del video di oggi, sono state recuperate sempre dal Fabione delle immagini sulla nuova skin leggendaria che tra pochissimo troveremo su Fortnite, una delle mie preferite viste così. No, questi sono, scusate, queste sono le statistiche del Barrett, rarità leggendaria, qua ringrazio Exynos che me le ha mandate, 157 danni, e non so se si parli del corpo o della testa, 0.3 il rateo, dimensioni del caricatore 1, quindi è un colpo alla volta. Scusate, ragazzi, ero convinto fossero di più, sono dei leak questi, quindi non sappiamo se sia davvero così o meno. Tempo di ricarica 4 secondi, con il tempo di ricarica da 4 secondi secondo me è impossibile che il caricatore sia da 1.
Eccola qua, ragazzi, la skin leggendaria nuova, il tipo con gli occhiali da sole e la crema sul naso. In poche parole, è il bagnino, la controparte maschile del bagnino femmina che troviamo nel nostro pass battaglia gratuito, molto molto cool, credo che me lo scioperò senz'altro se fosse una leggendaria. E insieme a lui vediamo anche il suo backpack, che non poteva altro che essere un salvagente. Beh, ragazzi, io direi che per questo video abbiamo fatto vedere veramente un sacco di cose. Dai, che oggi siamo nella Road to 70.000. Un bel pollicione in su se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!